Griezmann, che secondo me in mezzo a questo, a quel mondo è più facile che l'antipatia, perché tu sei venuto te al posto da amichetto mio, ecco, sinceramente. Noi possiamo dirci i valori, il Bassa, Mesco in certo. Club, tutto quello che vuoi, ma i giocatori, se gli tocchi i soldi, vanno, cioè diventano pazzi. Pensano ai soldi, esattamente, mica, esatto, mica ma, il club né la maglietta. È infantile anche il fatto di Messi, che sembra che non gli passi la palla a Griezmann, cioè sembra evidente, però mica è colpa di Griezmann se Neymar non è arrivato, anche perché Griezmann è stato già, cioè la faccenda Neymar è successa dopo che noi avevamo preso, che avevamo già ufficializzato Griezmann, quindi non so, colpevolizzare Griezmann perché non è arrivato l'amichetto lo trovo molto infantile da parte dei nostri senatori. Sì. Allora, Luis Canut di Teletres il 30 settembre ha dichiarato questa cosa a Catalunya Radio. Parte del vestuario, non chiedeva a Griezmann. Non voleva Griezmann. Non voleva Griezmann. Sì. E qui vi racconta appunto il periodista catalano de sta poche, all'inizio della sturbolenzia se la relazione di Leo Messi e il club, se Ramontarian. Remontarían al pasado verano, en aquel momento el club le pidió a Jorge Messi, el padre de Leo, que se retrasara, sí, quello che il prima. Pago de su ficha, debito a que la entidad blaugrana necesitaba cuadrar los balances. El bilancio. E dice poi va, el Barça pagó la cláusula. Pagado con quella la cláusula de Griezmann. Esatto. Questo Luis Canut è, cioè, un monumento del giornalismo catalano. Neanche Alberto Molinari. Ma sì, come non ti ricordavi quel cognome? Forza il Canut. Esattamente. Va bene, allora speriamo che ci risponde. Cortina, tenda, per chiamare il nostro Luciano Pavan. Ah, okay. Allora rimanete, vediamo che Davide, ci risponde. Sì, va bene. Davide è il nostro. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Eccoci che siamo di nuovo e ci abbiamo il vicepresidente della Pegna di Torino. Ah, mazza! E chi è? Vittorio Pegoni? No, Vittorio è il comandante Paracetamolo, esattamente, Luciano Pavan, come Luciano stai? Luciano Pavan, grande, ciao Luciano. Ciao a tutti, io molto bene, grazie. Ciao Luciano. Noi ciao. Bene, oggi che è ormai mancano pochi minuti al primo novembre, ma è il 31 ottobre e diciamo che ormai gli italiani festeggiano Halloween come fosse la loro festa nazionale, ma è insomma stiamo in autunno, sono le castagne, quindi, e io ho ribattezzato Luciano Pavan il castagnatore, che c'ha una castagna, ma una di quelle castagne, no? Ecco, quando gioca a football, che appunto noi a Roma diciamo le castagne, Luciano, il castagnatore. Noi diciamo pure, ha messo un castagnazo. Un castagnazo, vedi che c'è anche questo modo argentino. Pure quando le danno un pugno a una persona, gli hanno messo un castagnazo pure. Ah, pure? Se usa anche sempre. In quel senso. Questi che erano gli immigrati del nord? No, quello deve venire dalla Spagna, perché le castagne stanno dalla Spagna. Perché in Italia non ci stanno le castagne. Vabbè, sì, però te dico, era tipico di la Spagna. Va bene, allora siamo. Ecco, è colpevole Pedrito. Pedrito, via la pelatita. Pedrito, ti stai raffreddando, attenzione. Pedrito,
Dili a Vittorio che ti manda il paracetamolo. Vittorio sì, c'ha le scatole proprio consumate del paracetamolo. Allora, comincia a far freddo qua. Allora, per questo Vittorio si è premunito e se ne è fatto segnare al dottore almeno una diecina. Povero Vittorio, che lo salutiamo, che è finalmente ha un bel weekend lungo con, sta con i figli. Vabbè, infine. Dai, su, Vittorio poi ormai è un monumento. È vero, Luciano, il vostro presidente è un monumento. Assolutamente sì, confermo. Esattamente. Allora, al di là che speriamo nei prossimi settimane di avere il nostro Pac-Man qui con noi, perché ci deve raccontare. Sarebbe bello, sì, perché Matteo Secci ci deve raccontare delle foto, perché le foto sono venute benissimo. Vabbè, un grande fotografo, scusa. Sì. Ho capito. Quelle poche volte che ci degna della sua presenza, sì. vabbè, dai. Però insomma, dai, veramente ha fatto delle foto che io penso che ormai tutti noi le stiamo. Io per esempio, ecco, mi sono fatto una cartella sul computer e sul telefono, e sono tutte quelle che abbiamo scattato tra di noi con i telefonini, stanno da una parte, quelle di Pac-Man stanno tutte belle. Vabbè, inoltre io vedo che c'è una macchina fotografica buonissima, perché mi ha fatto la foto a me, non si è rotta. Ah beh, certo, guarda, quella è flor di ombra di tutto. Mi ha fatto la foto a me, non si è rotta, allora è buonissima. Allora, con Luciano Pavan, ma anche con Davide Mulas e con Pietro ne abbiamo già discusso la settimana scorsa, io volevo ritornare sulla trobata. Insomma, stasera Tony Freire ci ha fatto i complimenti, ci ha detto che siamo diventati insomma una referenza per tutto il movimento pegnistico mondiale, per come l'abbiamo organizzata, eccetera. Io partirei da Davide e ti chiedo, Davide, intanto, vabbè, a parte i complimenti alla Pegna Lombarda, perché era la Pegna anfitrione, e per l'ospitalità e per anche l'aiuto all'organizzazione, ma ti chiedo, può essere questo un modello nostro? Cioè questi due giorni in cui si mette in discussione il congresso, la bellezza della mostra, la parte gastronomica che nel nostro paese serve sempre, e poi la chiusura con l'atto sportivo della partita, o speriamo, come diceva il buon Cecchini, quella domenica più partite, cioè un bel torneo con più squadre. Vabbè, Max, sicuramente sì, diciamo che bisognava avere un po' il ghiaccio quest'anno, avendo organizzato la prima trobada delle pegne di lingua italiana. Diciamo, l'evento è venuto bene, si può migliorare, ti dico di sì, è auspicabile di sì, perché giustamente già dall'anno prossimo la pegna di Torino, rappresentata qui in trasmissione da Luciano, mi auguro che possa fare ancora meglio, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi anno dopo anno. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che si sia creata questa entità del coordinamento delle Peñes, che faccia da collante tra le varie Peñes. È vero che siamo più o meno lontani a livello territoriale, però ci sentiamo ormai quotidianamente nelle varie chat, sui social, eccetera. Quindi credo che, come ha detto giustamente Tony, siamo comunque, si può dire, un punto di riferimento nel movimento pegnistico mondiale, e il movimento comunque pegnistico italiano è in grande crescita anche numerica, come ne abbiamo parlato alla Trobada di Milano. Io sono rimasto molto contento, anche perché sono nel mondo pegnistico da qualche anno, e vista la situazione di qualche anno fa, se mi avessero detto 3-4 anni fa, guarda che fra 4 anni ci sarà la prima trobada italiana, io non ci avrei mai creduto, cioè mi sarei messo quasi a ridere. Tu lo sai bene, Max, sì. Perché sei nella galassia Barcellona da molto più di me, però bene, cioè l'obiettivo è quello lì, cioè la condivisione, una sempre maggior collaborazione tra le varie Peñes, la parte enogastronomica che a me mi sta particolarmente a cuore, e a Torino mi aspetto dei grandi vini, quindi esatto. Avviso già i torinesi di tenersi pronti,
Sto prendendo punti, Davide. Bravo. Poi io riferisco a Vittorio, ma lui sa già. Assolutamente sì. Ok. E poi la parte, come diceva giustamente, come aveva già suggerito Fabio Cecchini, di implementare anche la parte, diciamo, con gli epica della domenica, quindi anziché limitarsi a una sola partita, eventualmente se le presenze dovessero essere maggiori, organizzare anche un torneo tra le varie peni, che potrebbe essere molto interessante e ancora più coinvolgente e divertente. No, guarda, io su questo a Roma ci stiamo lavorando, non vi dico niente, domani spero domani sera di avere più belle notizie. Ci stiamo lavorando per fare la squadra qui a Roma, ma poi non ci dimentichiamo che ne può fare una con gli iscritti livornesi Cecchini, quindi insomma. Ah sì. Quindi poi insomma spero che pure Napoli si organizzi. Filippo Brota e Vincenzo Ravo. Sì, anche perché Napoli sono i riferenti per la parte, diciamo, degli eventi sportivi. Esattamente. Da loro ci aspettiamo molto. Molto. Senti Luciano, ovviamente sì. Davide giustamente ha lanciato il testimone, proprio perché la Pegna di Torino sarà la Pegna che organizzerà nel 2020 e noi sappiamo già che il buon Vittorio già sta lavorando, perché da buon piemontese non si fa trovare mai in castagna. Quindi intanto che Davide vi ha lanciato il testimone per l'anno prossimo, però a te che ti è sembrato di quella di quest'anno? E dimmi la verità, qual è stata la cosa più bella? Le coppe o la partita, secondo te? Beh, direi tutte e due. La partita, bello. Vedere finalmente in un campo da calcetto tutti con la maglia del Barça è un sogno da quando sono piccolo. Quindi vedere. E questo sembra una banalità, però non lo è, insomma, vedere 15 o più forse ragazzi che tutti del bar si giocano a pallone tutti insieme, è stata una bella cosa. E anche la giornata del sabato sicuramente è stata molto molto bella, tra le varie maglie, le sciarpe e tutto il resto, e le coppe ovviamente. Sono tutte cose veramente, come diceva Davide, che se un po' di anni fa ci avessero detto nel 2019 fai un intervento del genere, fai un ritrovo del genere, non so quanti ci avrebbero commesso, ecco. Quindi sicuramente questa cosa qui è stata la prima trovata, è stata sicuramente una grande bella esperienza, ecco. Senti Pedrito, io dicevo durante mentre parlavamo con il presidente Tony Freire, che qui su questa radio era marzo probabilmente del 2016, lui intervento per la prima volta disse queste parole e erano presenti all'epoca il presidente di Torino Vittorio, c'ero io, che ancora non eravamo ufficializzati e poi c'era Sergio Leonetti per il Ticino e all'epoca Alessandro Esposito per Bergamo, che era aperta. Forse mi sfugge che forse era il 2017 prima di Torino, però non vorrei sbagliarmi. Comunque, detto questo, lui disse, siccome la Lombarda mancava, dice se c'è qualcuno che non è d'accordo non si può fare. Insomma, alla fine poi in questi anni il lavoro è lavoro, siamo arrivati, no, ad avere una condivisione. Ecco, questa condivisione, come diceva Davide facendo l'esempio di Napoli, che deve lavorare per il suo ruolo assegnato, che è quello degli eventi sportivi, dovremmo farle anche per gli altri, sapendo che la Pegna Lombarda ha una cosa importante, che è quella della solidarietà, che forse è una delle cose più importanti che ci abbiamo. Ecco, da questo punto di vista ti senti di dire che il lavoro della Pegna Lombarda dovrà cominciare su questo e dovrà essere molto 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 forte, perché se no, io ho sempre detto, io non sono capace, ma qui non siamo capaci a fare questa cosa. Cioè la Pegna Lombarda è top, è crack per organizzare cose solidali.
Certo, no, ma infatti siamo molto sul pezzo. Io da quando sono entrato come presidente, ho sempre detto che il mio obiettivo era anche era portare un'idea nuova dentro della penna, cioè